Ora ragazzuoli, Quapro Gamer, siamo qui in questo nuovissimo video. Parliamo un po', visto che stiamo guardando il calcio mercato di gennaio, primo gennaio, e volevo parlare un po' del mercato della Lazio, perché ho letto su qualche sito della Lazio News, Lazio siamo noi, la Città Celeste, Corriere dello Sport, Sport Italia, Sky Sport, sul mercato della Lazio che ci sono varie tentative, ma nessuna di concreto. Ma poi ci sono anche le cessioni, tipo parliamo delle due cessioni, tre cessioni importanti. Georgievic lo vuole Lione, ma lo vuole anche il Crotone, anche la Marsiglia. Quindi o lui dovrebbe scegliere o andare o giocare ancora in Serie A ma col Crotone, oppure tornare in Francia dopo aver giocato con Nantes in Francia. Poi invece con il mercato in entrata, cioè, ci sbizzarriamo qua, perché allora, parliamo un po' di Eder anche di Torreira, di Paloschi, di Sportiello, di Perin, tutti questi giocatori che poi non è niente di concreto, perché io leggo qua sul telefonino, guardate. Fuoco, vabbè, che leggo qua su ogni cosa, ogni volta su questi siti, ma che oppure uno scambio Zaza Keita, oppure Milinkovic Zaza, perché anche la Juventus vuole Milinkovic, ma tutti lo chiede 30 milioni, sono parecchi. Però se un giocatore è forte come Milinkovic, questi soldi servono e devono essere tanti, devono essere, non sono pochi, tanti anche Milinkovic. Invece sulla Francia dicono che la Lazio torna alla carica per Boudekouze, cioè questo del Montpellier, un buon giocatore, però non niente di concreto ancora. Si parla del Gazi, vorrebbe arrivare in prestito con il riscatto a 9 milioni, ed è scambio di padre col quale oggi accendere qua. Calciofrontalazio. Scambio l'Inter ed R più soldi per Keita. Cioè, però sono tutte notizie che non credo che. Spero che sia vero. Vi leggo un po' questo articolo. Sarebbe pensato per un possibile scambio di attaccanti che da Eder. L'esterno del biancoceleste poi sicuramente non firmerà il rinnovo del contratto. La dimensione nell'azzurra è l'altro giocatore, ma potrebbe inserire la punta di titolo brasiliana come parziale contropartita tecnica dell'affare, insieme ad almeno 10 milioni di euro. Beh, 10 milioni di euro sono tantissimi, però cioè, che da Eder è una differenza, cioè, però credo che la Lazio con Eder, la Lazio arriverebbe. Secondo me la Lazio, se si compra Eder, anzi può arrivare secondo me in Champions League assolutamente, perché già la Lazio è forte riso quest'anno con Eder, con un grandissimo attaccante, può fare sia l'attaccante che l'attaccante esterno, quindi viene a vari ruoli, e quindi è un giocatore che è molto forte, a me piace parecchio Eder, anche se un po' è vecchiotto, però c'ha 29, 30 anni, c'ha 30 anni, però è forte, cazzo. Qua invece leggo altre cose, allora penso a Badel, ma c'è anche il Milan su Badel. Vabbè, il mercato della Lazio dobbiamo fare un bel portiere, forte di marchetti, ma anche se c'è Stragoscia, non credo che Stragoscia serva a qualcosa. Beh, Stragoscia ha fatto una buonissima parte del 2016, infatti mi do 7 in facendo in questo 2016. Poi sta giocando bene anche giocando bene Bastos, però poi si è fatto male e è tornato con la Fiorentina. Invece Marchetti ha fatto qualche cazzata a Derby, ha fatto quella cazzata con Nainggolan, e pure anche Vidarla contro l'Inter ha fatto qualche paperata, con la Fiorentina si è riscattato, però non serve una partita, non, una partita in 20, 18 partite un po' poco, quindi Marchetti deve andare via e deve venire. O Sportiello, magari Atalanta dovrebbe riscattare Berisha a 7 milioni e mezzo e far venire Sportiello reciprocamente a Lazio, che sembra un ottimo portiere. Sportiello, attenzione. Poi andiamo a vedere un pochetto. Poi leggo anche
Zaza alla Lazio, magari Zaza alla Lazio, magari Zaza Immobile che è più ignorantissimo. Però non credo che venga Zaza. Non perché non penso che non tifo la Lazio, non credo che venga la Lazio, ma per lo stipendio. La Lazio con lo stipendio di Udito è di 1,5 milioni, 3 milioni, quello che ha fatto a Biglia, però lui c'ha 3 milioni e mezzo di stipendio che guadagnava al West Ham, quindi non credo che possa venire la Lazio con questi parametri della Lazio che ha la Lazio, non credo che possa venire. Aspettate un attimo. Santo Dio. Da tantissimo tempo che non faccio un video, non parlo di Lazio in un video. Poi l'importante era dicevo così possibile che Zanza venga a Lazio. Poi dicevo pure Gabbiadini, poi ancora questa Gabbiadini con questa Keita è sempre nel mercato, però nessuno o Gabbiadini o Eder, addirittura Palacio oppure Marco Piazza da Juventus, e se vuoi tanti Malazio, serve un attaccante, serve Palacio e un altro esterno. Eder sarebbe perfetto perché sia attaccante che attaccante esterno, e infatti sarebbe veloce e praticamente ci avrebbe fatto poi con la Roma. Senti di rumore, sono male l'altra amica, gli dicono pazze, tutto pazze, e quindi è importante prendere un attaccante, un esterno e anche un portiere. Quindi Marchetti, questa cosa non è così che farei a Lazio. Primo, cosa si chiama? Eder, secondo sarà per Sportiello, e si parlava anche per giugno addirittura o Cafu o anche Muriel. Però non caso ci sono 30 milioni di euro, vabbè non credo, però potrebbe venire. Oppure potrebbe venire anche Cafu di Ludogorets, che costa 10 milioni di euro. Ludogorets lui sta giocando veramente bene, fondamentalmente forte, ha fatto tantissimi gol in Champions League, lavora mezza Europa. Oppure l'altro giocatore che ce l'ha anche su FIFA 17, ma che non credo che porta anche, non credo che è importante. Attaccante del Wolfsburg, ex Arsenal, questo qua è del 95, ecco qua perché il PC non è andato a caricare, è del 95 e si chiama Lazio, di questo giocatore che si chiamava Gnabry, che lo vuole anche il Napoli, Gnabry, giocatore molto forte. Lazio irrompe sulla difesa del 95 del Brema, ex Arsenal, Sergei Gnabry, secondo la Bielder, lo stava preparando il colpo. Il giocatore vanta le 15 presenze in Bundesliga e ben 7 gol. Non sarà facile strapparlo però al club tedesco, ma anche a Napoli soprattutto perché, però credo che può venire la Lazio, perché non troverebbe spazio a Napoli, la Lazio invece troverebbe spazio. Invece leggo qua che Lazio il Lazio in prestito, e anche Kevin Lasagna, si è parlato di Lasagna, ha fatto 8 gol in Serie B e 5 gol l'anno scorso, in Serie A col Carpi sempre. E si è parlato anche di Lasagna, ma si è parlato anche di Muriel a giugno. Io spero che compriamo almeno un attaccante e un attaccante esterno. Quello che secondo me è la cosa che mi importa di più. Perché se no è inutile che parlare di queste trattative che poi non. Sono trattative che possono svilupparsi, però non credo che, se la Lazio deve chiudere subito, subito, perché il problema della Lazio è come diceva, aprire una trattativa e chiudere dopo 3 mesi, dopo soltanto pochi giorni, 5 di 4 di al 4 di gennaio, nel caso che chiude il 31 di gennaio, quindi inutile perdere tempo. È importante che fare subito questa, cioè comprare subito giocatori molto importanti, subito, 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 questi giocatori che sono importanti, subito. Se no, ragazzi, fa come al solito, ogni volta come al solito, cerca, compriamo, ma poi non compra niente, e poi dovendo fare a casa. Invece no. Quindi ragazzi, quanto è la gestazione? Quanto è la gestazione? Sarà un po' lunga. Vabbè, tanto guardi là.
scaricare subito oppure montarlo domani, carico domani. Seguite intanto sul social channel la conferenza stampa di Cristiano Lombardi, Lombardino mio, che giocherà titolare contro il Crotone. Ah, vi dirò anche le promozioni di titolare Lazio Crotone, il marchetti in porta, Basta, De Vrij, Bastos e Radu in difesa, e Biglia, Cataldi, Milinkovic, o pensi Biglia, Milinkovic e Lucic, e in attacco Ciro Immobile, Luis Alberto, Kishna e anche il Lombardo titolare. Attacco, vabbè, Lombardino è giovane, può crescere tantissimo, fa già un gol con l'Atalanta, mi ricordo con fine partita 4-3 con la partita con Carambolesca, incredibile. E Luis Alberto, incognita fino adesso, speriamo che si mostri bene contro il Crotone, che è un'opportunità grandissima che Luis Alberto deve vedere sia i tifosi della Lazio che anche Massimo Inzaghi, anche lo dito, che ha preso quei 5 milioni di euro che non sono pochi, anzi sono tantissimi quei 5 milioni di euro. E speriamo c'è anche Leitner, pagato 1 milione di euro, su due acquisti, in totale sono 7 milioni di euro, potrei per spendere in un altro modo, magari con quei 7 milioni di euro ti puoi comprare che cazzo ti puoi comprare? Ti puoi comprare qualcuno, non lo so, però ancora più forte, però sì, grazie. Ormai ci abbiamo preso, che si via. E poi vi dico che andrà via Gonzales, andrà al Crotone, poi andrà in una squadra di Premier League, in Bundesliga oppure in Argentina. E andrà via anche, speriamo non vada via, Morrison, che Luxi lo vuole. Morrison ha fatto un 0-0 presenza, ha fatto Morrison alla Lazio. E ha un stipendio di 2 milioni di euro, rendetevi conto che Morrison ha fatto una presenza quest'anno. L'anno scorso 10 minuti ho giocato, uno con Torino, l'altro con non mi ricordo, e ha uno stipendio di 2 milioni di euro all'anno e Keita ha 800 mila euro. Poi Keita c'ha ragione ad incazzarsi, ma se tu spendi almeno dai 800 mila euro e Keita 2 milioni di euro, punto, perché se tu non giochi mai, se tu c'hai la testa da un'altra parte, non so, vieni quando ti pare, fai come ti pare e non ti chiedi Lazio. Quindi ragazzi, per un prossimo video sul mercato sull'aggiornamento di mercato sulla Lazio, vi direi 20 like e ci vedremo nel prossimo video sull'aggiornamento del mercato della Lazio. Bella ragazzi!